Questa seconda partita del campionato devo dire che sono molto soddisfatto e finalmente ho visto quanto effettivamente stiamo facendo in questo periodo in palestra. La prima partita in effetti non mi aveva affatto soddisfatto sotto l'aspetto dell'atteggiamento e di quanto espresso in campo, anche se poi alla fine siamo stati bravi a portarci a casa un risultato. Nonostante non fossimo convinte o determinate. Mentre oggi devo dire che contro una squadra più esperta rispetto al Bedizzole e con delle giocatrici che avevano una varietà di colpi notevoli, siamo stati in grado di neutralizzarla, ma soprattutto perché abbiamo giocato in modo molto aggressivo e determinante. Siamo stati molto bravi nel servizio a cercare sempre i ricettori attaccanti dove loro sono andati molto in difficoltà con le ricezioni e quindi avevano un gioco piuttosto obbligato e di conseguenza noi riuscivamo facilmente a difendere, contrattaccare o comunque a mettere in modo attivo il nostro muro. Detto questo, vabbè, il primo set era un po' incerto, siamo partiti via un po' noi, ci hanno un po' recuperato e poi dopo comunque vabbè, noi abbiamo cominciato a essere molto continui nei servizi, abbiamo inserito anche le battute salto-spine di Marinoni e Ferrari che comunque hanno fatto la differenza nel primo set. Il secondo set è la nota dolente, nel senso che poi giustamente la squadra avversaria giocando contro le ragazzine si sono fatte prendere dall'orgoglio e si sono un po' incattivite e ci hanno aggredite e noi ci siamo fatti intimorire e siamo pian piano sparite dalla partita, ma quello che mi ha fatto molto pensare è stato che a un certo punto abbiamo cominciato a ridurre i colpi, a prendere la palla più bassa e questo è sinonimo di insicurezza, cioè praticamente state aggredite, abbiamo perso un po' di certezze e di sicurezza nelle nostre capacità tecniche, che sono state subito riprese, diciamo, nel terzo set e devo dire che hanno avuto una grande reazione nel terzo set. Ed è andato via ancora liscio e la differenza anche nel terzo set è stato sicuramente l'argomento della battuta ricezione. In più i vari scambi un po' lunghi li abbiamo quasi sempre vinti noi, quindi anche questo è determinante. Arrivati al quarto set, temevo una ricaduta come il secondo set, ho richiamato un po' le ragazze sull'attenzione di cominciare a diventare un po' cinica, di voler ottenere un risultato, un obiettivo e quindi di rimanere sul pezzo. E devo dire che hanno fatto un grande quarto set, sono state molto brave nel servizio, nel muro, ho visto fare dei muri a piantoni che finalmente incomincia ad essere invadente con quelle mani braccia che fino a poco tempo fa cercavano soltanto la verticalità e devo dire che anche sotto la regia di Clara le ragazze incominciano a girare. Devo fare una nota di merito a Marinoni che ha ricevuto molte palle con una buona positività e comunque a livello tecnico finalmente abbiamo sistemato un problema che aveva lei di staccare quasi sempre sotto la palla e oggi il punto d'incontro con la palla era bello alto e gli attacchi belli forti. Il rientro di Salvetti sicuramente ha galvanizzato un po' il gruppo e gli ha dato un po' di più di tranquillità, però vabbè, devo fare il merito a tutte quante le ragazze perché quanto si è visto in campo è chiaramente frutto del lavoro che stanno facendo dall'inizio di quest'anno per tanti mesi in palestra.